Merci. C'est entendu, monsieur. Pierre, un café de croissant pour ce monsieur. Comme parle bien français. Merci, madame. Donc, ora, le dispiacerebbe dirmi chi è lei veramente? Commissione Atomica Europea, Bruxelles. Continuiamo a correrci dietro? O è disposta a barattare con me qualche segreto professionale? A me non risulta di avere dei segreti. No? L'ultima volta che ci siamo visti lei è stata piuttosto parsimoniosa con la verità. Non so se rendo l'idea. Che cosa è venuto a cercare a Parigi? Il Black Mamba, che cos'altro? Non si sa dove sia esattamente in questo momento. Già, così mi dicono. La nave sta trasportando macchinari e pezzi di ricambio per conto di... Senza assicurazione. Erik Stoiber mi ha mostrato i documenti della nave. Chi è questo Erik Stoiber? È l'armatore principale dell'Helvetica Shipping Company. Capisco. E l'armatore non sa dove è la sua nave in questo momento? È stata data a Nolo alla UNC. Ogni due mesi trasporta minerale di uranio dall'Africa in Europa. Tra un viaggio e l'altro trasporta piccoli carichi sotto costa. E lei crede a questo signor Stoiber? Io credo all'UNC. Perdoni la mia ignoranza, ma che cos'è l'UNC? Consorzio Nucleare Universale. Un'organizzazione che raggruppa tutte le maggiori multinazionali nucleari del mondo. Alcuni di noi credono che il nucleare sia il futuro, signor Magenta. Non è un complotto. Se il mondo esaurirà l'energia, diventerà in breve tempo un posto violento e spaventoso. Diventerà, come se già non lo fosse. Mi dica, lei è ostile? A lei? All'energia nucleare. Beh, dopo Three Mile Island e Chernobyl, deve ammettere che qualche motivo di preoccupazione c'è. Quegli incidenti sono stati causati esclusivamente da problemi di manutenzione, lo sa benissimo. L'energia nucleare è molto sicura, molto affidabile e molto pulita. Lei è proprio una che ci crede, eh? Sì, certamente. Al nucleare ho dedicato tutta la vita. L'hanno mandata anche in Italia? Sì. Perché? Un caso sospetto di contaminazione da radiazioni. Sul Black Mamba? È possibile. E il nome Marie Poulard le dice qualcosa? È la terza persona che è stata trovata con le mani mozzate. A quanto ho saputo, anche lei lavorava in un laboratorio di materiali nucleari. La polizia l'aveva dichiarata scomparsa. Sembra che fosse una cocainomane. Chi lo sa, magari a quella poveretta hanno tagliato le mani perché non aveva pagato il suo fornitore o qualcosa del genere. Esattamente quali erano le sue mansioni nel laboratorio? L'imballaggio e la spedizione di materiale nucleare. Proprio il lavoro giusto da affidare a una tossicodipendente. Nessuno sapeva che lo fosse. Secondo lei rubava materiale nucleare? Signor Magenta, la sua immaginazione sta facendo gli straordinari. Lei crede? Mi ascolti, è un giornalista della sua reputazione. Suggerirei di non scrivere una storia totalmente priva di fondamento. E lei invece che cosa mi suggerirebbe di scrivere? Mi scusi.